Adesso l'altro momento direi forte del nostro incontro con l'archeologa Anna Losi ci porterà le ultime informazioni riguardanti Crovara. Il lavoro, lo studio, la ricerca attorno a Crovara costituisce un bellissimo esempio di collaborazione tra associazioni. Questo è importante. Vorrei parlare del gruppo archeologico albinetano, della Società Reggiana di Archeologia, del Comitato Scientifico Sezionale del CAI, tutti uniti dalla passione verso la storia, verso la ricerca, e quindi è un bel esempio di collaborazione tra associazioni di cultura, sotto la sapiente regia di Anna Losi, in stretto rapporto con la sovrintendenza, che è l'organo di controllo e verifica di queste attività. Anna. Buongiorno, buongiorno a tutti. Chi non mi conoscesse, sono Anna Losi, sono un'archeologa che opera da anni, da decenni proprio direi, nel campo dell'archeologia medievale dei castelli reggiani del nostro territorio. E mi occupo di castelli in che senso? Mi occupo di castelli perché scavo all'interno dei castelli, svolgo attività di ricerca di carattere archeologico, quindi all'interno di questi castelli, ma non mi fermo qui, cioè cerco anche di mandare avanti il discorso, perché l'archeologia, se non viene vista, se non viene fruita da un pubblico quanto mai ampio, anche dal punto di vista culturale, dell'appartenenza culturale, l'archeologia è una lettera morta. Quindi bisogna cercare di far vivere, di rendere partecipe il pubblico di quello che viene fatto con fatiche, con sforzi, nell'ambito della ricerca di questo bene. Praticamente anche all'interno del castello di Crovara siamo partiti con ricerche molto semplici, non è ancora stato eseguito nessun vero e proprio scavo archeologico all'interno di questo manufatto, di questo bene storico. Le ricerche, dicevo, sono iniziate nel 2012, grosso modo nel 2012, con degli interventi di ripulitura, saggi sommari di carattere archeologico, ma appunto sommari perché era a livello preliminare della ricerca, condotti dalla dottoressa Tatiana Scarin. Successivamente è ripresa questa attività di ricerca, che ha comportato interventi sul campo con attività di riservo e ricognizioni a vario titolo e a largo raggio proprio, in particolare per cercare di trovare una fonte attendibile, un dato certo di supporto a quanto i documenti storici riportavano per la storia di questo castello, cioè l'avvenimento di scontri, di battaglie che hanno caratterizzato la vita del castello di Crovara proprio tra XII e XIII secolo. Adesso andiamo avanti con ordine e presentiamo il castello. Il castello si trova, ecco, in questo punto. Siamo in zona di bassa montagna, siamo a poco più di 500 metri sul livello del mare, in comune di Vetto Denza, in un punto di controllo visivo territoriale quanto mai ottimale. Infatti a nord del castello di Crovara scorre il Passoglio con tutti i suoi vari affluenti, Tassaro ed altro, ed è a poco meno di 3 km di distanza dal corso del fiume Enza, dalla vallata del fiume Enza, una vallata importante già a partire da epoca protostorica e poi successivamente anche in età romana e medievale, per sfruttare proprio questa percorrenza naturale, questo tracciato stradale naturale, e agevolare, facilitare i contatti con l'Appennino e con i territori a sud degli Appennini, e non a caso attualmente è ancora sfruttato per una strada, l'attuale strada provinciale 10. Quello che rimane oggi del castello di Crovara è un'emergenza
un'emergenza monumentale molto limitata, ma questo non deve farci perdere la fiducia su quanto si può nascondere nel sottosuolo, in quanto in altri casi la situazione iniziale era quanto mai deludente e la situazione finale si è dimostrata invece di grande soddisfazione, anzi ancora più evoluta a livello planimetro di quanto ci si potesse aspettare. Il castello di Crovara insiste su un promontorio di roccia, un alto piano di roccia di arenaria che purtroppo è soggetto a numerosi episodi di frattura, di sfaldamento determinati dall'azione del tempo. Il circolo della questo altipiano, di questo pianoro, era bordato da una cortina perimetrale della quale rimangono attualmente solo alcuni laceti, alcuni lembi in fondazione, costruita in sasse, e su tutti troneggia quello che era il vero e proprio corpo abitativo, la parte abitativa residenziale di questo castello, costituita da una torre in questa posizione e da un mastio. Ecco a livello planimetrico quello che è stato possibile capire delle strutture residue del castello. Il rilievo è stato eseguito in tempi recenti e si deve proprio grazie alla disponibilità del geometra Pigoni, che qua ringrazio ancora una volta e che è tra il pubblico presente in sala. Come vi dicevo prima, non sono stati eseguiti delle indagini di scavo vere e proprie, ma limitati sondaggi. Questi sondaggi, tra l'altro, non hanno ancora intaccato quelle che sono le strutture che dovevano essere le strutture principali della fortificazione, costituite dalla torre, dal corpo del mastio e attualmente visibile una cisterna pertinente ad una seconda fase edilizia, sicuramente, in quanto realizzata in mattoni, e poi ve la mostrerò. È stato anche eseguito il rilievo della cortina muraria difensiva che recingeva tutto il complesso castellano, e in questo punto, in corrispondenza di grosso modo di questo punto, dove si trova ancora l'attuale accesso alla sommità del pianoro, doveva probabilmente collocarsi l'ingresso originario. Vi mostro questa, che è una piantina, uno schizzo risalente alla metà del secolo scorso, non in scale, non così precisa nel posizionamento dei vari corpi, ma che ci fa intuire come la situazione alla rocca molto tempo fa, quindi grosso modo una cinquantina di anni fa, fosse leggermente diversa, in quanto alla sommità le strutture emergenti potevano essere lette in maniera diversa. Questa serie di ambienti che si devono collocare grosso modo in corrispondenza dell'attuale mastio, di quello che identifichiamo come mastio, venivano chiamate abitazioni. Questa è la torre, ancora oggi visibile e intuibile, mentre questa è l'antica chiesa, che sappiamo essere stata trasferita dalla sommità del castello ai piedi della Rocca di Crovara, l'attuale chiesa di San Giorgio, nel 1600, della quale oggi non resta al momento attuale nessun elemento certo, ma sicuramente interventi di scavo ne potranno rimettere in luce la pianta. E ecco, questo è una rapida carrellata di immagini per chi non ha mai avuto modo di visitare la Rocca di Crovara, per visualizzare quelle che sono le strutture più evidenti, più appariscenti. Questo è il mastio, di cui vi faccio osservare la cosiddetta, quella che in termine tecnico si chiama tessitura muraria, un paramento molto regolare realizzato esclusivamente con l'ausilio di blocchi di pietra sbozzati e messi in opera in maniera regolare, vedete, su corsi paralleli, conservata per circa 3 metri di alzato e fondata direttamente sulla roccia naturale, sull'arenaria che forma il substrato di base. Questa è una visione della stessa struttura in sezione,
ed è qua che si sono verificati i danni più gravi nel corso degli ultimi anni, che ne hanno provocato un distacco di una buona parte della muratura stessa. E questa muratura, che come potete vedere è rilevata rispetto al piano circostante, era collegata da una scala in pietra, questi sono gradini in pietra monolitici, al corpi trostanti, costituiti dalla cisterna e dalla torre. Qui vediamo la cisterna che vi dicevo essere realizzata in mattoni, e questo ci fa propendere per una sua datazione ad una fase sicuramente posteriore a quella di realizzazione del castello. Per inciso, del castello di Crovara si ignora la data esatta di fondazione, era sicuramente esistente nel XII secolo, ma non sappiamo se sia stato costruito in questo periodo o esistesse già da prima qualche cosa, ma questo è una cosa che succede, che si verifica proprio in maniera sistematica anche per tanti altri castelli della montagna reggiana di cui si ignora la data di fondazione. Vi dicevo, la cisterna realizzata in mattoni, quindi sicuramente risalente ad una fase abbastanza avanzata, pensiamo probabilmente di XV secolo, fine del 400, 1500, la fine grosso modo dell'età medievale, l'inizio della cosiddetta età moderna, ed è conserva ancora parte della copertura, una metà grosso modo è crollata, una metà è conservata ed è una volta a volte, sempre in mattoni, e le pareti sono rivestite da un intonaco, da una malta tenace, molto resistente, che è una malta idraulica, creata proprio con lo scopo di riuscire a trattenere all'interno l'acqua, quindi evitare che l'acqua trasudasse all'esterno. Per questo perché la cisterna costituiva l'unica fonte d'acqua potabile disponibile agli abitanti del castello, in quanto sul pianoro di Crovara non esistono sorgenti, non esistono pozzi, possibilità quindi di attingere ad acqua potabile da altre fonti, e si era verificato, come vi farò vedere successivamente, nel corso di un assedio del 1300, come avere a disposizione esclusivamente una sorgente d'acqua proveniente dall'esterno potesse essere pericolosa, perché in caso d'assedio, tagliando l'acqua, l'approvvigionamento d'acqua al castello, gli abitanti erano costretti per forza ad arrendersi. Questa è la cisterna nella fase iniziale dei lavori, delle ricerche, e questa è la stessa cisterna a lavori ultimati. È stata eseguita una pulitura, non è un vero e proprio scavo archeologico, in quanto ci si è limitati a rimuovere semplicemente il terriccio, l'humus, il terreno organico che si era depositato all'interno della cisterna stessa, mettendo così in luce la pavimentazione, i mattoni, che al momento, fino ad oggi, non era ancora stata documentata, e rilevando la presenza di questo catino in posizione mediana all'interno della cisterna, catino ricavato incavando una conca nella roccia, rivestendola anche in questo caso di una malta idraulica. Il bordo del catino è bordato da pietre, e la funzione di questo catino era quella di raccogliere proprio gli ultimi residui delle acque all'interno della cisterna, quando periodicamente venivano svolte delle attività di pulizia, per cui la cisterna veniva svuotata e i residui di acqua venivano raccolti in questo catino, svuotati, e poi dopo si provvedeva nuovamente a riempirla. Questa è la torre, che da alcuni viene identificata come una cisterna, ma una cisterna forse più antica. Sicuramente è un manufatto la cui realizzazione risale più indietro nel tempo. È realizzato interamente in pietra e presenta una tecnica edilizia molto simile a quella che compare all'interno del mastio, e non è sicuramente una cisterna, in quanto manca qualsiasi di rivestimento di malta idraulica sulle pareti interne. Questa è sempre la situazione prima e dopo gli interventi di pulizia. Anche in questo caso è stata messa in luce la pavimentazione, in questo caso in pietra, e
conservata, ben conservata nella parte centrale dell'ambiente, ma anche su questo lato e su in gran parte di questo, e vi faccio notare la presenza di questa soglia in pietra, questa che vedete qui al lato interno con la battuta proprio per una porta. Il tecnico mi consiglia di cambiare microfono. Mi avete capito, fermo il microfono lì. Ecco, vi dicevo, non è sicuramente una cisterna, e dall'intervento di pulizia, anche solamente da questo sommario intervento di pulizia che è stato eseguito, è stato possibile verificare come questa sia effettivamente una torre che in origine rispondeva a quelle che sono le caratteristiche architettoniche delle torri presenti nei castelli medievali, cioè quello di avere un corpo quadrangolare molto solido, con un accesso sicuramente non ricavato a piano terra. Infatti la porta che voi vedete, questa porta, è stata aperta in un momento successivo, quando la torre ormai ha perso questa funzione difensiva in sé, e l'anta, proprio lo stipite dell'ingresso, è stato regolarizzato con dei mattoni. Quindi questo ci fa capire come l'intervento sia stato eseguito in epoca successiva. Poi vabbè, anche il fatto che la muratura sia rotta, frantumata, e alla base sia presente questa risarcitura, questa pavimentazione in lastre di pietra, ci conferma questa ipotesi. E da ultima, la cortina murata, vi ho parlato delle strutture principali, la torre, la cisterna, il mastio, e in ultimo la cortina muraria occidentale, che è sicuramente la parte più danneggiata, più esposta all'ingiuria del tempo e all'incuria degli eventi climatici che si sono susseguiti, in quanto la cinta muraria è conservata quasi ovunque per un alzato di poca potenza, cioè in certi punti raggiunge 1,5 metri di altezza, ma è molto, molto limitata rispetto a quella che doveva essere la sua altezza originaria, di diversi metri al di sopra del piano di frequentazione. E anche in questo caso vi faccio notare la tessitura muraria, sempre molto simile a quella utilizzata nella cortina muraria e nel paramento del mastio e della torre. Ma chi sono questi proprietari del castello di Crovara, che si chiamano i Crovara da Palude? Da Palude è proprio l'appellativo, il gentilizio si potrebbe dire, di questa famiglia. E il primo membro storico nominato dalle fonti appartenente a questa famiglia è Arduino Dalla Palude. Arduino Dalla Palude è famoso in quanto figura molto spesso tra i membri del corteo matilvico, cioè era probabilmente un personaggio, chiamiamolo un diplomatico con un termine moderno, un diplomatico alla corte della contessa Matilde, il quale riuscì a godere la sua fiducia, tanto che nel 1111 verrà da lei inviato a Roma per svolgere una missione diplomatica presso il Papa. E Arduino sarà poi presente anche l'anno dopo la morte della contessa Matilde, 1116, a Reggio, nella città di Reggio, al placito indetto dall'imperatore Enrico V, successore di Enrico IV, l'imperatore dell'episodio di Canossa, e il placito indetto per cercare di trovare una soluzione, una risposta al problema dell'eredità, della cosiddetta eredità matildica. Ma dov'era questo castello della Palude? Il castello della Palude non era in montagna, ma era in una zona di palude della bassa pianura reggiana, che attualmente si identifica in una porzione, una fascia di territorio tra Fabrico e Reggiolo. Topograficamente rimane solamente l'indicazione della via San Genesio, con un oratorio di San Genesio, che sappiamo
era un santo al quale i Dataruda erano particolarmente, particolarmente devoti, ed è l'unica traccia che ci rimane di questa loro presenza, legata però a, questa, a questo edificio colonico, Casa San Genesio si chiama, che si, come potete vedere, si trova all'interno di un appezzamento di terreno quadrangolare, e adesso l'immagine forse non è molto chiara, ma su questo lato e su questo lato è presente un fossato, cosa che nelle nostre case di pianura, case contadine, non si ritrova, cioè un fossato di grande dimensione anche, sono circa 3 metri di larghezza, e si intuisce dall'immagine satellitare, sì, è perfettamente intuibile come questo fossato dovesse continuare anche sugli altri due lati, dove adesso è presente una piantumazione. E siamo di fronte a tutto quello che rimane attualmente visibile sul territorio dell'antico castello dei Dapalude, nella palude di Bedollo, come veniva chiamata. E probabilmente era un castello costruito non in muratura o in pietra, ma utilizzando con l'utilizzo proprio del legno, del materiale deperibile vegetale, che quindi meno facilmente lascia delle tracce sul terreno, ma queste tracce ci sono sicuramente, e ci auguriamo di poter intraprendere qualche campagna di scavo almeno per fornire un aggancio scientifico a questa che è non solo la mia ipotesi, ma l'ipotesi di diversi studiosi. Il castello questo castello di pianura dei Dapalude verrà distrutto nel corso degli scontri col comune di Reggio nel corso del 1200, per completezza delle notizie. Passiamo al secondo membro di questa casata che sale alla ribalta agli onori della cronaca, ed è Alberto Caro Dapalude. Alberto Caro Dapalude è verosimilmente il primo vero feudatario del castello di Crovara, e nel 1185 si ritiene venga investito di questo feudo dall'imperatore Federico Barbarossa, e come dimostrazione di fedeltà, di lealtà nei confronti dell'imperatore che l'aveva così beneficiato, parteciperà alla terza crociata nel 1189, alla terza crociata indetta da Federico Barbarossa per cercare di liberare il Santo Sepolcro. Purtroppo però sia Barbarossa che Alberto Caro Dapalude moriranno negli scontri della terza crociata, e non ne vedranno la fine, in quanto moriranno prima della conclusione di questo terzo episodio di Guerra Santa nel 1192. Con il XII secolo iniziano invece il periodo che più ci interessa da vicino, e che riguarda il castello da Crovara in modo particolare, in quanto iniziano ripetuti episodi di scontro, di guerriglie, di assedio, di distruzioni del castello di Crovara ad opera delle forze congiunte sia del comune di Reggio che delle truppe di Parma, ma non solo, anche di Modena o addirittura anche di località di oltre Appennino, della Toscana, della Garfagnana. Nel 1267 rimonta questo primo episodio di assedio al castello, un assedio che viene condotto anche con l'ausilio, è una delle prime volte che troviamo l'indicazione della comparsa di macchine d'assedio che sono costituite dai trabucchi. Tre di queste macchine verranno portate da Reggio e una da Parma. Il castello, dopo qualche mese, dopo 2-3 mesi mi sembra, è costretto ad arrendersi, e Jacopino riesce a salvarsi, ma il castello viene in parte distrutto. Quanto sia stato distrutto non lo sappiamo, ma probabilmente non in maniera così grave, in quanto pochi anni dopo ritroveremo il castello abitato e nuovamente assediato. E cos'era il trabucco? Ecco qui l'immagine di un trabucco, logicamente è la ricostruzione sulla base dei documenti dell'epoca,
una ricostruzione di come doveva essere una di queste macchine belliche, che rappresenta l'evoluzione della catapulta. Questa è la catapulta dotata di ruote, quindi si poteva agevolmente spostare da un punto all'altro, si poteva modificare anche la tattica d'assedio in 448. La catapulta di antiche origini, in quanto già l'esercito romano utilizzava le catapulte durante i propri episodi militari. Il trabucco invece è una macchina più impegnativa, più ingombrante, più alta, più massiccia, non si sposta facilmente, viene smontata e rimontata abbastanza facilmente, ma una volta fissata rimane lì. Però ha il pregio che la sua gittata è maggiore di quella della catapulta ed è anche più precisa. E si ritiene che il trabucco potesse sparare proiettili fino ad una distanza di circa 300 metri. E i proiettili quali erano? Ecco, questo è uno dei proiettili di un trabucco verosimilmente utilizzato durante l'assedio al castello di Crovara e che è stato recuperato proprio durante i lavori di restauro a Crovara. Era stato utilizzato come materiale da costruzione, come una pietra qualsiasi, all'interno delle murature dell'attuale centro visite, ed è stato recuperato ed attualmente è visibile all'interno di questo spazio espositivo. Andiamo avanti con le nostre vicende di XII-XIII secolo. Vi dicevo, là siamo partiti nel 1267, primo assedio, prima distruzione. Nel 1271, nuovo assedio. Il castello viene distrutto e vi faccio presente le forze utilizzate. Tre mangani da quarta parte del Reggio e Parma, quasi come l'episodio precedente, ma 25 balestrieri portati da Modena e da Castiglione di Toscana altri balestrieri. Quindi una notevole forza d'urto nei confronti di questo castello, che infatti nel settembre del 1271 cede, costretto a cedere, e viene distrutto. L'anno dopo però Jacopo da Palude è di nuovo dentro il castello di Crovara e di nuovo viene assediato. Questa volta però si trova, come vi dicevo in precedenza parlandovi della cisterna, viene trovata il punto di approvvigionamento idraulico del castello e una volta tagliato il castello è costretto a cedere e ad arrendersi. E quindi nuovo episodio di distruzione del castello di Crovara. Poi andiamo a 1314, nuovo assedio, sempre in forze ingenti, 800 fanti e 6 mangani, e nel 1315 il castello, addirittura c'è una delibera del comune di Reggio in cui ci dice che il castello di Crovara viene distrutto e gli avanzi dei muri sono gettati nel torrente Scalocchia. Ecco, queste notizie di distruzioni dei castelli forse erano più sulla carta che nell'atto pratico dell'evento, in quanto qualche anno dopo, 1329, Andreolo da Palude, il nuovo successore governo di questa rocca, di questo fortilizio, rientra in possesso del castello di Crovara, che era stato momentaneamente assegnato ai Canossa, e tanto per mantenere fede a quella che era la bellicosità, la belligeranza proprio della famiglia, deve subire un nuovo assedio nel 1351. Questo sarà l'ultimo vero e proprio episodio militare che vede come protagonista il castello di Crovara. Il castello di Crovara sopravviverà anche nei secoli successivi, ma cambia la situazione politica e nel 1412 avviene l'insediamento degli Este, praticamente la conquista della città di Reggio da parte degli Este, fatto salvo degli intermezzi in cui gli Este vengono cacciati, ma gli Este si manterranno saldamente al potere, nel dominio del nostro territorio fino alla seconda metà dell'Ottocento. Da Palude continueranno ad avere come castello il castello di Crovara, come centro nevralgico del territorio montano il castello di Crovara, ma il castello ben presto non svolgerà più questa sua funzione difensiva, militare, di controllo del territorio.
gli stessi da Palude non risiederanno più stabilmente nel castello di Corvara, ma risiederanno o in città oppure nel palazzo dei da Palude, situato in un borgo limitrofo, nel borgo di Legoreccio, situato a qualche chilometro di distanza da questa località. Poi il possesso definitivo cesserà, la famiglia anzi si estinguerà alla fine del Settecento. Siamo in periodo napoleonico, quando con l'abolizione dei feudi molti di questi feudatari di tra virgolette rango minore vedranno decadere le proprie fortune. Come ti dicevo, a noi interessava particolarmente esaminare il periodo storico a cavallo tra XIII e XIV secolo, quello nel quale le fonti ci documentano l'avvenimento di questi ripetuti episodi di assalti e assedi al castello di Crovara. Per inciso vi dico che chi volesse divertirsi a leggere questo resoconto ne trova il resoconto dettagliato, ci è stato tramandato nel Cronico Regense di Pietro della Gazzata, il quale ci racconta tutti gli avvenimenti principali accaduti alla città di Reggio proprio in questo arco temporale, in questa fascia cronologica. Come vi dicevo, le ricerche, si è cercato di trovare una base scientifica a quanto riportata da questi documenti, facendo una ricerca nel territorio, una ricerca territoriale che è basata sulle sarve, cioè sulle ricognizioni di superficie. Cioè materialmente cosa si è fatto? Materialmente si sono organizzate delle squadre abbastanza corpose data l'estensione del territorio, la ricerca si è concentrata in questa fascia, nelle immediate vicinanze del castello di Crovara. Ecco, il castello di Crovara si colloca all'interno di questa particella, questa è la chiesa, il centro visite, e si è battuto proprio a piedi, fisicamente, tutto il territorio circostante alla ricerca di queste tracce di battaglie. E le tracce di battaglia sono state rinvenute, sono state trovate e posizionate mediante GPS nella cartografia tecnica di base, e ogni pallino corrisponde al punto di rinvenimento di diverso materiale. Che materiale? Questo è il materiale che è stato rinvenuto in maniera più corposa, proprio massiccia. Sono stati rinvenuti più di 50 elementi in ferro che sono nient'altro delle punte dei ferrettoni da balestra. Vi ricordate il numero dei balestrieri di cui vi ho parlato, vi ho fatto vedere il resoconto delle cronache precedenti? Ecco, questa era l'arma utilizzata da questi balestrieri, cioè soldati armati di balestra. Quindi un'evoluzione dell'arco, maggiore gittata, maggiore potenza, maggiore forza d'urto, e queste erano le punte montate all'estremità dell'asta in legno, proprio della base della freccia, ed è costituita dalla cosiddetta gorbia, questa parte conica in lamina che veniva proprio avvolta e fissata alla bacchetta, e dalla punta che in certi casi, che vedete sono tipo B, è già stato eseguito, non l'ho fatto io mi sono solamente adeguata a quelle che sono le norme di studio, sono classificate tipo B, sono caratterizzate da una forma quadrangolare molto allungata e sono datate tra XII e XIV secolo. Poi 23 esemplari di tipo C, e questa è caratterizzata dalla presenza di una leggera strozzatura. Come vedete non è più tronco-conica allungata, ma presenta un corpo quadrangolare leggermente espanso al centro, con una strozzatura nel punto di innesto della gorgia. Poi alcuni esemplari del cosiddetto tipo D sono forme di minore dimensione, e un unicum, questo è probabilmente un dardo incendiario, un proiettile incendiario
all'interno, qui è frammentario, manca il terzo lato curvilineo che serviva a fissare un panno bevuto di pece che veniva poi incendiato e scagliato contro gli assediati. E attualmente è ancora privo di confronti attendibili, quindi io non ho proposto nessuna datazione. E come vi dicevo, le ricerche hanno portato alla luce questo genere, questo tipo di materiale bellico esclusivamente in questa parte. Quindi sembrerebbero suggerire che l'attacco delle forze della città, alleate della città di Reggio, sia stato portato avanti da questa parte. Quindi da qua sono state scagliate in questa, verso la rocca di Crovara. E cosa c'è da questa parte? Questo è il castello, la chiesa, qui c'è il castello di Crovara, e questo è il torrente Scalucchia, questo è il punto dal quale provengono i dardi di balestra che vi ho mostrato, e di fronte, sulla collina di fronte, in linea d'aria sono meno di 300 metri, troviamo l'attuale borgo di Scalucchia, di origini sicuramente medievali, che può benissimo avere costituito una testa di ponte ideale per costituire la base d'assedio, il punto d'assedio, il punto d'attacco da cui sferrare l'attacco agli assediati nel castello di Crovara, posizionando i vari mangani e trabucchi che, come vi ricordavo prima, una potenza di cittata che supera agevolmente i 300 metri di distanza. Non ci siamo limitati a recuperare solo ed esclusivamente materiale bellico, ma è presente anche materiale di uso diverso, quale ad esempio questo piccolo coltello è in ferro, è sprovvisto del rivestimento del manico, è una fusione unica, e il manico veniva infisso in questa parte che si chiama codolo ed è un tipo abbastanza antico, databile al XII-XIV secolo. Poi troviamo uno sperone rotto, quindi perso dal cavaliere, è uno sperone di un tipo a rosetta, quindi non è esattamente quello che ci saremmo aspettati di trovare indossato da un cavaliere di XIII secolo, probabilmente questo è già di una fase avanzata, già di 1400, quindi rimonta alla frequentazione successiva del castello. Gli speroni sono di due tipi principali, questi si chiama rosetta, che hanno questa rosetta come poi gli speroni anche che usano i cavalieri d'oggi, che si usa nelle guidazioni attuali. Gli speroni antichi avevano una forma punta, un puntone che sporgeva dal tallone e serviva appunto a spronare il cavallo. Poi veniva fissato con delle cinghiette di cuoio sulla calzatura e alle cinghiette di cuoio potevano essere appesi queste placchette ornamentali, queste pendaglietti ornamentali, che in questo caso imitano la conchiglia di Saint-Jacques, il pecten, insomma. E la presenza di cavalli e cavalieri è anche indiziata dal rinvenimento di questi chiodi. Questi sono dei chiodi utilizzati per il ferro del cavallo. Questi sono esemplari abbastanza antichi, probabilmente ancora di XIII secolo, quindi potrebbero essere stati utilizzati nel corso dell'assedio a Crovara. Poi troviamo delle fibbie, sono quattro fibbie, tre in ferro, una in bronzo, più decorata, più ornata, e questa fibbia in bronzo è sicuramente databile tra XI e XIII secolo, poteva essere utilizzata sia per l'abbigliamento del cavaliere, ma come anche le altre tre, poteva anche far parte della bardatura equina, della bardatura del cavallo utilizzato. Poi troviamo delle chiavi, sono state recuperate delle chiavi, tre chiavi in ferro, tutte e tre in ferro. Sicuramente queste due sono esemplari molto antichi che si datano tra XIII e XIV secolo, hanno questa forma caratteristica a losanga con globetti, sono una fusione piena
di ridotte dimensioni, sono tra i 6 e gli 8 centimetri, potevano essere utilizzate per un mobile, per una, un baule, per una cassa, sicuramente non per una porta. Invece per una porta, è, appartenente a una porta, è questa in ferro, ma sicuramente di epoca molto, molto posteriore, sicuramente di dal XIX secolo. Poi delle monete sono state trovate nel corso delle ricognizioni, sempre ben 4 monete, e 2 monete sono di datazione abbastanza antica. La prima è questa coniazione anonima vescovile proveniente dalla zecca di Mantova ed è datata al 1250-1256. È un obolo di mistura, cioè ufficialmente era una moneta d'argento, ma la percentuale d'argento era limitatissima. In questo caso se ne conservano solo alcune piccole porzioni. L'altra moneta è un torellino emesso dalla zecca di Parma tra il 1260 e 1345, e purtroppo si vede male, ma da confronti fatti con esemplari meglio conservati, in questo punto, in questa posizione, si intravede un animale, un bue, quindi si vedono, qui si riescono a intuire le 4 zampe. Vado velocemente con le altre 2 monete recuperate, sono le trilline, terline, ed è una coniazione milanese, vedete la biscia, il biscione, la biscia coronata, lo stemma dei Visconti, mentre sull'altro lato vi è la foglia di cavolo, ed è una coniazione che risale già alla fine, verso la fine dell'età medievale, al 1400. Anche alcune ceramiche sono state rinvenute, piccolissimi lacerti di ceramica, ceramica graffita, quindi ceramiche di piena, prodotte in piena età, utilizzate in età rinascimentale, e ceramica interessante questa, un piccolissimo frammento in ceramica grezza, ed è una pentola utilizzata per la cottura dei cibi sul fuoco, direttamente a contatto del fuoco, sospesa con un manico che veniva infisso in questo foro. Questo è l'orlo e questa è la forma che questa pentola doveva avere. Ed è una pentola che compare come forma in epoca abbastanza antica, in epoca, già in epoca alto medievale, nel IX secolo, insomma, era già utilizzata e rimane in uso con limitatissime variazioni fino al XIII-XIV secolo. Ecco, concludendo, vi ho fatto vedere una rapida carrellata del lavoro che è stato eseguito fino a questo momento all'interno dell'area monumentale del castello di Crovara. Ma come vi dicevo all'inizio, non è ancora stato eseguito nessun vero e proprio indagine archeologica, e sarà fondamentale per arrivare poi a una migliore fruizione e comprensione della struttura stessa riuscire a eseguire anche questo tipo di ricerca, finalizzata poi all'esposizione dei materiali nel sottostante centro visite. Ed è anche questa, concludendo, è l'occasione ufficiale che mi prendo ufficialmente per ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato e mi hanno supportato in queste mie ricerche. In primo luogo i membri del comitato scientifico del CAI e anche delle altre associazioni di volontariato che sempre molto volentieri collaborano e sono disponibili ad ogni mia richiesta. Grazie.